Oggi, come sede, la nostra protesta per il trasferimento del periodico ogni 3 anni intermunicipale dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici comunali. Abbiamo scelto la sede del TG5, telegiornale diretto da Mimun, praticamente, che è appena passato, tra l'altro. Abbiamo iniziato la nostra protesta proprio in questo momento, come stiamo facendo in più posti della capitale, per dare uno stop a questo silenzio opposto dal sindaco Gianni Alemanno, della sua giunta, in merito, di fronte alla nostra proposta di rotazione intermunicipale, ripeto, dei vigili urbani ogni 3 anni, insieme a quella di dipendenti di uffici tecnici, per garantire trasparenza e legalità nell'espletamento delle funzioni amministrative, delle funzioni d'istituto, per garantire soprattutto l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma soprattutto l'immagine stessa del corpo della Polizia Municipale e dei dipendenti degli uffici tecnici, appunto, di questi comparti lavorativi. Il sindaco Alemanno, ancora dopo un anno e mezzo, non ci dà segni di intesa, non ha demandato tutto all'assessore al personale del Comune di Roma, Enrico Cavallari, che dopo un anno e mezzo stiamo qui ancora ad attendere. Questo silenzio non ha motivo di esistere, lui parla tanto di legalità, giustizia, abbiamo più volte ripetuto che riterremo politicamente responsabile la giunta capitolina di eventuali casi di corruzione, concussione da parte dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici comunali. Non siamo noi a dirlo di certo, ma sono gli interventi della magistratura. E stiamo continuando il nostro incatenamento tour all'oltranza finché il sindaco non ci sarà disponibile a incontrarci, come è già successo col comandante generale della Polizia Municipale, che per bocca del vicecomandante Diego Porta, ci ha fatto sapere che l'ipotesi da noi portata avanti, proposta, potrebbe essere in qualche modo condivisa. Come la stessa cosa è stata fatta anche da tanti presidenti di municipio e da tanti organi istituzionali, e anche altri appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, come ad esempio l'ex comandante del 16° municipio, Carlo Giovagnorio, che era disponibile a un trasferimento di questo tipo. È una cosa molto importante, è un provvedimento importantissimo da cui non ci sentiamo di prescindere. Non si può prescindere da una situazione di questo tipo assolutamente, perché la corruzione, la concussione dei vigili può portare a casi di omissione, omissioni e illeciti di ogni tipo, che non garantiscono sicuramente l'articolo 90, quello che è il principio contenuto all'articolo 97 della Costituzione italiana, che è proprio il principio di imparzialità e trasparenza nell'espletamento della funzione amministrativa. Perciò noi chiediamo, ripetiamo ancora, da fronte alla sede appunto del TG5, il centro palatino di Mediaset, ripeto che la nostra proposta non può essere non accettata. Trasferimenti periodici ogni 3 anni dei vigili urbani, gli appartenenti appunto al corpo della Polizia Municipale e dei dipendenti di uffici tecnici comunali, a garanzia, ripeto, di trasparenza e legalità, imparzialità soprattutto, perché soltanto con questi trasferimenti si può evitare la collusione sul territorio e le connivenze annesse. Chiaramente questo va a vantaggio, ripeto, del corpo stesso della Polizia Municipale, dell'immagine appunto del grosso corpo, glorioso corpo, e degli uffici tecnici appunto capitolini, e a vantaggio soprattutto della maggior parte di quei dipendenti, dei dipendenti di questi comparti lavorativi, professionali, che invece svolgono il proprio lavoro con abnegazione e con senso del dovere. Perciò contro la corruzione, contro la concussione, contro le omissioni e gli illeciti, spesso, che la cronaca spesso ci tramanda, spesso perpetrati appunto da vigili urbani e da dipendenti di uffici tecnici, aspettiamo che Alemanno rompa questo silenzio assordante, non degno chiaramente di un'amministrazione che vuole perseguire i fini di legalità e giustizia nella nostra città, con la nostra gloriosa capitale.